Mi trovo a Westminster, fuori dal Parlamento di Londra, dove è in corso una manifestazione sul Brexit. Tra i manifestanti vi sono esponenti di entrambi gli schieramenti, quelli a favore e quelli contrari a Brexit. Ma perché si sono tornati due schieramenti a scontrare su questo tema? Perché oggi è stato cancellato in Parlamento il voto sull'accordo che Theresa May aveva trovato con l'Unione Europea per la Brexit, e dunque in Gran Bretagna regna la totale confusione su quello che sarà riguardo all'uscita dall'Unione Europea, che dovrà avvenire a marzo del 2019. Tanti gli scenari che si stanno aprendo. Theresa May potrebbe chiedere maggiore tempo all'Unione Europea per rinegoziare. Il suo governo potrebbe cadere, dato che ci sono esponenti tra i conservatori che non supportano il negoziato che ha ottenuto, che ha strappato Theresa May all'Unione Europea. E dunque la protesta va avanti fino a che non si avrà maggiore chiarezza se sarà stabilita la nuova data per il voto, anche se ci avviciniamo al Natale i lavori verranno sospesi, e dunque il clima di incertezza potrebbe andare avanti ancora a lungo qua in Gran Bretagna sull'uscita dall'Unione Europea. Il clima è decisamente più pacifico, seppure caldo, rispetto a quello che abbiamo visto a Parigi nei giorni scorsi. Per ora da Westminster è tutto, a voi la linea.